Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! I per i ricambi, la scelta giusta e l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Spegni l'auto, tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai adesso dove sono le candele. Tira la linguetta del connettore di alimentazione delle bobine, sollevala con un cacciavite piatto e rimuovi il connettore. Usa una chiave a bussola con inserto da 8 per svitare il dado situato sulla bobina. Usa un cacciavite grosso per fare leva delicatamente sulla bobina per sbloccarla. Poi rimuovila tirandola verso l'alto con la mano. Usa una chiave a bussola comprolunga e chiave per candele da 16 e sblocca la candela. Finisci a mano. Togli la vecchia candela e verifica che sia uguale alla nuova. Monta la candela nuova. Inseriscila prima nella bussola per poterla presentare delicatamente al suo supporto dove la avviterai. Ci sono varie tecniche per bloccare le candele. Puoi usare una chiave dinamometrica e stringere secondo la coppia di serraggio indicata dal costruttore, ma puoi anche usare un goniometro per serraggio angolare per rispettare l'angolo richiesto. Noi comunque ti consigliamo vivamente di guardare la nostra guida come bloccare una candela di accensione prima di realizzare questa operazione. Riaggancia la bobina di accensione. Poi rimontaci sopra il dado. Stringilo con la chiave a bussola. Riconnetti il cavo di alimentazione e infine rimetti a posto la linguetta di bloccaggio. Adesso puoi ripetere l'operazione con le altre candele. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.